Sono Annalibera Nelson, ho 26 anni e vengo da Circello, un piccolo paesino nella provincia di Benevento. Prima dell'incidente facevo l'operatore sociosanitario, ovvero lavoravo in una casa di riposo. Questo lavoro non è stato un lavoro scelto così a caso, ma è stato un lavoro scelto veramente con il cuore, perché la mia dedizione è proprio quella di aiutare gli altri. Nel 2016, mentre si reca al lavoro, Annalibera è vittima di un infortunio. Oggi, dopo un periodo difficile, il suo sorriso è tornato a risplendere. Nella sede INAIL di Villa Bandini a Napoli racconta la sua rinascita in occasione della seconda edizione di Futval Sport con Valori, progetto di reinserimento sociale della Direzione Regionale Campania in collaborazione con Scolas Occurrentes, l'organizzazione internazionale voluta da Papa Francesco per promuovere un progetto educativo basato sulla cultura dell'incontro e dell'inclusione. Dopo l'incidente ho conosciuto l'INAIL, che mi è stato a fianco dall'inizio fino ad oggi, senza mai abbandonarmi. Grazie a loro ho intrapreso anche molti progetti, tra cui il progetto Scolas, che diciamo mi ha fatto un poco uscire dalla mia bolla di vetro. Io all'inizio non ero molto espansiva, molto aperta al contatto con gli altri, però in realtà andando avanti mi sono accorta che il nostro non era un gruppo, ma si era creata una vera e propria famiglia. Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, dico meno male che c'era l'INAIL e meno male che mi hanno aiutato. La casa di Annalibera è stata resa totalmente accessibile grazie all'intervento dell'INAIL e al progetto personalizzato di reinserimento sociale, che prevede anche l'abbattimento delle barriere architettoniche. Mi hanno tolto totalmente le barriere architettoniche, facendomi un garage dove posso mettere la macchina, facendomi un ascensore e creando la mia indipendenza, che è una cosa molto importante. La rinascita di Annalibera è stata possibile grazie anche alla sua splendida famiglia. E poi c'è Alessandro, suo grande amore da 4 anni. Accanto a me c'è sempre una persona, un pilastro fondamentale nella mia vita. È il nostro futuro, è vederci insieme come lo siamo adesso e magari sempre più vicini. Oggi Annalibera è consigliere comunale per le politiche sociali e una nuova sfida l'attende. E grazie all'aiuto dei cittadini sono stata eletta come consigliere, e non a caso nell'ambito sociale. Quello che mi sta a cuore veramente è aiutare gli altri. Voglio dare speranza agli altri, voglio essere da esempio per gli altri. Spero un buon esempio.